Ritorniamo alla programmazione tradizionale di Res Publica. Andiamo in onda il lunedì e il venerdì. Vi do il benvenuto e il ben ritrovati. Res Publica, Sicilia chiama Europa. Quest'oggi si sofferma su due degli aspetti più cruciali, certamente, della gestione amministrativa del Comune di Trapani. Parleremo di emergenza acqua e di emergenza rifiuti. Con chi ne parliamo? Con i due che se ne occupano principalmente, cioè l'assessore Nini Romano, eccolo qua inquadrato, ben ritrovato assessore, e l'ingegnere Carlo Guarnotta, che è dirigente del quinto settore al Comune di Trapani. Come state intanto? Bene, grazie. Dovremmo stare meglio. Belli, belli attivi, perché insomma le emergenze non mancano appunto, No. ingegnere. Con queste belle giornate così di fresco che c'è. Insomma. Diciamo che è un anno che siamo in emergenza, Ma dovuto a che cosa? in tutti i sensi. Perché? Riesce a Ma spiegarlo perché è da un anno che siamo in emergenza? abbiamo avuto emergenze sia nel settore, soprattutto nel settore rifiuti, per praticamente una carenza da parte, una carenza regionale dei siti di siti di smaltimento di discarica. E noi nel Ma questa nostro. da poco, questa emergenza è. No, 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 non è da poco. Io ricordo già ai tempi di Trapani Servizi, è stata la mia attività come amministratore unico in quella società è stata sempre incentrata sulla soluzione giornaliera di problematiche emergenziali. Ricordo le varie ordinanze del presidente della regione. Oggi siamo l'ennesima emergenza causata dalla chiusura. Il TAR ha chiuso la discarica di Oikos, dove purtroppo venivano abbancati gran parte dei rifiuti della regione. Noi in particolare, come Comune di Trapani, quindi la sua partecipata a Trapani Servizi, al momento già da un bel po' di tempo tratta nel proprio impianto circa 300-350 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da ben 60-70 comuni della regione, gran parte, quindi tutta Trapani, Agrigento, parte di Agrigento, Palermo e anche si sono aggiunti i comuni del Messinese, con difficoltà legate soprattutto agli sbocchi dei rifiuti decadenti dal trattamento, causa anche la chiusura della discarica di Borrania gestita dalla Trapani Servizi, che ahimè è una chiusura anticipata proprio per sopperire a questa fase emergenziale della regione. Quindi questa è la situazione attuale. Proprio adesso, proprio oggi, abbiamo avuto una riunione, una conferenza dei servizi con la regione. Con la regione proprio per risolvere, dare la possibilità a tutti i comuni che intervengono, che portano i loro rifiuti su Trapani, dare la possibilità al Trapani Servizi di riprendere il trattamento e quindi smaltire i rifiuti decadenti, una parte, quella che andava ad Oikos direttamente a Borrania, e proseguire con lo smaltimento del sottovaglio, un'altra parte praticamente del rifiuto decadente dal trattamento, all'SRR ATO 4 di Timpazzo. Quindi questa è la situazione proprio, penso che già da domani, dopodomani, possiamo riprendere come società Trapani Servizi la normale programmazione e attività. Quindi diciamo che Trapani Servizi riveste un ruolo fondamentale all'interno sia della provincia, all'interno dell'SRR Trapani Nord e Trapani Sud, ma anche un ruolo fondamentale nella gestione emergenziale della regionale. Emergenza perché era inaspettata, ma se viviamo sempre in emergenza, assessore, come facciamo a non aspettarci che poi succedano le cose, a prescindere da quello che succede? Dico, no. Ormai in un certo senso lo dico sorridendo, ma con amarezza, con dispiacere.
Dobbiamo stare sempre pronti perché voi o non voi arrivano le questioni inaspettate e ci mettono in difficoltà. Caro direttore, purtroppo il problema è molto serio, come accennato da Carlo, la situazione è molto delicata, anche perché a fronte di tutto quello che ha detto Carlo ci sono dei provvedimenti legali non indifferenti, chi sbaglia lì si trova nei guai, per cui bisogna sicuramente camminare con i piedi di piombo nel rispetto anche di quelle che sono le esigenze del territorio. Perché nel momento in cui, in questo momento, per cause così, dovute a quello che ha espresso lui, abbiamo dovuto sospendere l'ingresso di quello che è il secco, è un problema non indifferente. Vuol dire che i cittadini della provincia di Trapani, e non solo, si trovano con i sacchetti del secco non ritirati. Questa è una situazione veramente gravissima. Io conto comunque, sono speranzoso che in quella riunione a cui ha partecipato l'ingegnere Guarnotta, io ho partecipato a un'altra riunione che è del servizio idrico integrato, anche quella altrettanto importante, sicuramente ci darà una risposta nell'arco delle prossime ore, per cui possiamo riaprire i cancelli della Trapani Servizi, che ribadisco ha una situazione seria, strategica sul territorio e non solo. Se non avessimo la Trapani Servizi ci troveremmo veramente nei guai, ma non soltanto noi, ma sicuramente tre quarti della Sicilia. Per cui dare importanza alla Trapani Servizi riveste veramente un ruolo strategico non indifferente. Questa è la situazione attuale. Conto, ripeto, spero che sia così Carlo, che nelle prossime ore riusciamo ad avere una nota da parte della Regione che ci permetta di nuovo di riaprire i cancelli. Quindi non ci aspettiamo un'estate con i cumuli di rifiuti per le strade, giusto? Ma diciamo che viviamo alla giornata, nel senso che... Questo mi fa preoccupare. Questo ci preoccupa tutti. Purtroppo questa riapertura agli attuali ritmi di conferimento in discarica potrà garantire una continuità del servizio per circa 2 mesi, quindi superare luglio e agosto, e se poi la Regione non trova soluzioni adeguate e alternative, allora saremo veramente nei quali nei potrebbero guai. Essere queste soluzioni adeguate e alternative? Ma assessore, guardi, o ingegnere? No, prego. No. Guardi, la cosa che so io le sa pure perfettamente lui. Io penso che la Regione si stia muovendo, ma su una cosa a largo respiro e a lungo profilo, che è quello dei termovalorizzatori. Ma insomma, questa è una situazione che difficilmente può risolvere il problema immediatamente. Quello che risolve il problema dell'immediato in questo momento sono la riapertura di queste discariche di Oikos o di altri siti, e di conseguenza di avere una programmazione seria che ci permetta poi di fare quello che la Regione ha in mente di fare, sono anch'io perfettamente d'accordo, di portare avanti i progetti dei termovalorizzatori. Ma davvero è la soluzione il termovalorizzatore in Sicilia? Come davvero è la soluzione finale? Sarebbe la soluzione, è la soluzione finale, perché d'altra parte dove possiamo portarli altrimenti? Che Oikos è stato il TAR ha bloccato Oikos perché i cittadini che stanno nei paesi limitrofi a questa discarica hanno fatto un'opposizione corretta, cioè si trovano con una discarica che raccoglie rifiuti di tutta la Sicilia a fianco, di conseguenza era giusto che loro portassero avanti questa cosa, e di conseguenza il TAR ha bloccato per questo motivo. È normale, se noi ci troviamo con i rifiuti a pochi passi da casa, insomma, ognuno di noi pensa che le falde acquifere, l'aria e quant'altro potrebbero trovare un documento. Io dico, è legittimo, ed è per questo che è quello che è successo. Bisogna essere molto più oculati, e la programmazione deve essere una programmazione seria, una programmazione che si muove, non una programmazione che va avanti dietro alle emergenze, perché di fatto di questo stiamo parlando. Però in Sicilia, che ormai insomma la raccolta differenziata è avviata, non è perfetta, è efficientissima, però certamente si procede, mi sembra, un po' in tutta la Sicilia in maniera sempre più dignitosa. Questo dovrebbe avere riuscito, doveva riuscire nel tempo insomma a migliorare un pochino anche lo smaltimento dei rifiuti, invece no, perché subiamo le difficoltà del passato, o perché? Mi piacerebbe il parere del tecnico. Praticamente noi siamo passati dall'11% di raccolta, 10-11% di raccolta differenziata degli anni passati a circa il 65% oggi. Ahimè, parliamo della provincia o della Sicilia? No, stiamo parlando di Trapani. Ah, la provincia è circa, non ricordo bene i dati, comunque è il 60%, penso.
trainata soprattutto dai piccoli paesi dove per una questione culturale diciamo là è differenziata e è più semplice da, certo, da effettuare chiaramente e c'è secondo me una diciamo da parte dei cittadini c'è un rapporto diciamo una vocazione culturale diversa, certo, rispetto alle grandi metropoli. Vedi situazione di Catania, vedi situazione di Palermo, Messina, chiaramente non possono essere diciamo, rapportate a quelle di un paese quale Vita, quale Calatafimi, piccoli paesi che, dove il differenziata è a livelli proprio spaventosi, nel senso in positivi all'incirca 70-80% del... Naturalmente sì, la soluzione non sono le discariche, chiaramente. Il termovalorizzatore funziona quando effettivamente il valore della differenziata è elevato e quindi all'interno dei termovalorizzatori, tolte le frazioni, quelle diciamo nobili, quelle nobili, chiamiamole nobili, si ha proprio la riduzione, l'eliminazione della parte proprio restante, quindi del famoso secco residuo. Noi il nostro obiettivo è quello di aumentare ancora il livello della differenziata, anche per questo abbiamo ridotto la raccolta del secco portandolo a un giorno la settimana. Chiaramente il problema è che... Scusa, lo ha spiegato l'assessore, l'abbiamo intervistato, sì, per il TG nei primi giorni, insomma, sì, pochi giorni prima che appunto entrasse in funzione il nuovo calendario. Ma riuscite a farmelo capire perché è meglio raccogliere una volta sola a settimana invece che due il secco? Certo, perché una volta alla settimana, praticamente portandolo come già si fa in molti paesi, la riduzione a un giorno la settimana fa sì che il cittadino sia portato proprio a meglio ancora diversificare quindi i rifiuti presenti all'interno della propria, quindi i rifiuti prodotti all'interno dell'abitazione. Questo è il... Io abito a Marsala, chiaramente dico, là a Marsala già effettuiamo questo tipo di raccolta già da tempo. Io mi sono adeguato facilmente, naturalmente il problema più che altro è generazionale, quindi anche con i propri genitori riesci, ma una volta che è inculcato nella loro mente quello che devono fare, operano tranquillamente. Di contro abbiamo situazioni di degrado causate soprattutto dagli abbandoni. Quello è una... bisogna... Mettiamola da parte però, voglio fare proprio un ragionamento specifico. Voglio ascoltare invece l'assessore che stava dicendo qualcosa sulla raccolta del secco. Io stavo dicendo che oltre a quello che ha detto l'ingegnere, di sicuro è un discorso diciamo anche naturalistico. Diminuire il secco significa andare meno in discarica, quello che ci eravamo detti poco fa, non c'è dubbio. Ma se la vogliamo mettere dal punto di vista diciamo di altro, come detto in questi giorni con le varie interviste che ci siamo fatti per dare informazioni ai cittadini, il fatto di ridurre a un giorno il secco ci ha permesso e ci dà più servizi importantissimi. Che si risparmiano soldi che vengono reinvestiti. Esatto, vengono reinvestiti perché noi abbiamo un contratto con la ditta Formula che non possiamo andare a cambiare dal punto di vista economico, ma possiamo cambiare quelli che sono i servizi. E quei servizi sono importanti. Ne dico uno per tutti che è sicuramente di impatto interessante, quello del lavaggio dell'estate. Prima non era previsto nell'appalto che era stato fatto a suo tempo, prima ancora che noi venissimo a governare la città, non era stato previsto il lavaggio delle strade. Noi abbiamo fatto in modo di fare il lavaggio delle strade giornaliero, certo non sono tutte le strade, ma
diciamo a turno, sicuramente saranno fatti degli interventi non indifferenti, e dopodiché dobbiamo pensare anche al discorso del serbo, cioè tagliare l'erba della città, dove purtroppo con questo clima che ormai è cambiato sotto gli occhi di tutti, che a che piove, a che fa caldo, a che ripiove di nuovo, l'erba cresce in maniera incredibile. Nel momento in cui facciamo un'opera di togliere l'erba dai marciapiedi o da quelle che sono delle aree, dopo pochi giorni immediatamente rinasce l'erba, di conseguenza il degrado diventa indicibile. Questa è la situazione. Ma con questi soldi risparmiati, ma sono 500.000 euro l'anno con la riduzione di un giorno di raccolta di secco, di sicuro ci sono tanti altri interventi che possono migliorare, anzi che miglioreranno e che già migliorano l'attività. A parte quelli già menzionati, per esempio quali? Quella della raccolta degli ingombranti, cioè il servizio degli ingombranti porta a porta a casa avrà un impulso non indifferente. Di conseguenza, obiettivamente alcuni anche questo serve a diminuire quelle che sono le mini discariche, cioè si entra in un virtuosismo non indifferente, perché le mini discariche sono dovute al fatto che magari io, che a casa non riesco ad avere immediatamente lo smaltimento del materasso o della cucina o della lavatrice o di quant'altro ingombrante, alla fine mia moglie mi stressa. Non è vero, mia moglie non mi è mai stressata. Va bene, e mi dice: senti, io non ce la faccio più con questa cosa davanti alla porta. Levamelo davanti l'occhio. Passa la persona con il famoso tre ruote e gli dico: senti, guarda, caricati questa cosa e fanne quello che vuoi. Ecco che si forma la mini discarica, ecco che i problemi ricrescono, ecco che non riusciamo neanche a raggiungere quel famoso 65%, che è l'obiettivo minimo che ogni comune si deve dare per avere una riduzione. Eppure, anche delle tasse. Per quanto riguarda le mini discariche, che a volte tanto mini non sono, i provvedimenti sono stati presi, un sacco di sanzioni, di contravvenzioni, abbiamo le telecamere che certificano. Certo. Pochi o tanti che sono, ma gli incivili obiettivamente c'è poco da fare, di questo si tratta, di assessore, però non riusciamo ancora a frenare del tutto questo. Allora, noi fenomeno. Stiamo potenziando ancora di più, direttore. Fa piacere dire questo, così le persone sappiano che questo succede e succederà ancora di più. Stiamo potenziando ancora di più le telecamere nei vari posti dove c'è l'abbandono. È pur vero che sono molto furbi, nel momento in cui si rendono conto che c'è qualcosa che non va, cambiano sito. Ma noi immediatamente ci andiamo dietro e rifacciamo la cosa. Tenete presente, cari trasgressori, che la telecamera va ad indicare sicuramente il posto dove è stato fatto l'abbandono, e anche se non si riesce ad identificare la targa, perché magari questi non hanno neanche la targa, ci sono le guardie ambientali che vanno lì e vanno a vedere nella spazzatura se ci sono degli atti riconducibili a chi ha dato questa spazzatura a queste persone. Di conseguenza poi i vigili urbani intervengono e vanno direttamente a sanzionare il trasgressore. Questo secondo me va precisato, non si tratta solo di rifiuti ingombranti, c'è proprio la spazzatura domestica. Sì. Ma, infatti, guarda, ci sono le bollette della luce che vengono stracciate e buttate là in mezzo, perciò di conseguenza carta, cosa che tranquillamente poteva essere messa invece appunto nella frazione nobile della carta, o vetro o metalli, la stessa cosa. Cioè, qui stiamo parlando appunto di mancanza di volontà da parte di questi cittadini che non vogliono assolutamente adeguarsi a quelle che sono le regole civili. E questo ma è il problema. Siamo sempre davanti a quei cittadini che non si sono messi in regola perché non pagano la Tari, perché non hanno i mastelli, o ci sono anche quelli che obiettivamente se ne fregano, dice vabbè, si ora come altra differenza. Direttore, è parzialmente in un caso, parzialmente nell'altro. Okay. Ci sono cittadini che se ne fregano, perché di fatto hanno i mastelli, quelli sanzionati hanno mastelli, pagano la Tari e di conseguenza non vogliono fare in modo di portare questi rifiuti al CCR. Penso che sia una cosa abbastanza interessante, il dirigente ne può dare atto. Il famoso atto che avevamo detto l'anno scorso, che sarà il nuovo CCR nella zona industriale, sta andando avanti a passi da gigante. L'area è stata individuata, sono stati fatti sondaggi geologici per verificare le fondamenta, di conseguenza il finanziamento ce l'abbiamo e di conseguenza stiamo procedendo in maniera veloce per poter trasportare il CCR che adesso è alla Litorania, portarlo lì. Questo ci dà anche un altro beneficio. Togliamo il CCR da una zona balneare di impatto turistico non indifferente e magari lì l'amministrazione penserà magari di fare un parcheggio, non lo so, vediamo che intenzione può avere l'amministrazione per rendere e bonificare, fra virgolette, questo sito. Ma portarlo lì sicuramente è un altro atto di grande dignità, poi magari, insomma, puntini. Abbiamo in questo, riagganciandomi a quello che ha detto l'assessore, in questi giorni la ditta incaricata, i progettisti incaricati stanno proprio consegnando il progetto esecutivo che trasferiremo immediatamente alla regione per gli aspetti conseguenziali, quindi il rilascio del decreto di finanziamento.
Ok. Quindi siamo in questa fase, proprio a giorni consegneranno il quindi progetto. No, vediamo, si parlava all'inizio, mi ricordo, se non ricordo male, anzi, all'atto della presentazione del programma amministrativo e poi dell'insediamento, non solo di spostare CCR dal lungomare come sta per avvenire, sì, appunto in zona industriale, ma di prevedere anche dei mini altri CCR in altre zone della città. Quelli, allora, i vari mini CCR già esistenti saranno potenziati. Oltre a quelli mobili, intendo io. Oltre, sì, a quelli mobili. Sì, no. Altri di questi no, saranno potenziati questi mobili. Ah, quelli mobili. Quelli non li toccheremo, perché il cittadino magari che ha la difficoltà di poter arrivare fino alla zona industriale potrà ancora continuare a conferire lì per avere quel famoso sconto di cui abbiamo sempre parlato. E come li potenziamo? Come? Come li potenzieremo? E li potenziamo magari aggiungendo quelle che sono le giornate, questa è un'ipotesi non indifferente. Io volevo dire un'altra cosa che è importante pure dal punto di vista di rifiuti. In quel risparmio che abbiamo parlato poco fa delle famose 500.000 euro abbiamo pensato anche di posizionare quelle che sono la raccolta degli sfalci. Ci sono delle zone come Villa Rosina per esempio, ne dico una senza trascurare, non voglio trascurare le altre, figuriamoci, dove le case hanno, diciamo, dei giardini e dove c'è difficoltà per lo smaltimento di quelli che sono gli sfalci, il taglio degli alberi, i rami e quant'altro. Noi abbiamo messo lì il posizionamento di scarrabili in modo tale che i cittadini possono prendere e portare lì il loro verde. Questo ci aumenta anche la differenziata e ci evita di trovare questi sfalci o questi, diciamo, tagli di rami per la città. Ingegnere, voleva aggiungere qualcosa o no? Ma stiamo potenziando anche il discorso, proprio per aumentare anche la differenziata, il discorso delle terre di spazzamento che al momento vanno in discarica, ma la norma prevede che possano essere recuperati. Quindi questo implica anche che fin quanto sono in attività D, quindi vanno in discarica, non vengono inseriti, non partecipano al calcolo della raccolta differenziata, mentre al recupero partecipano. Sono piccole percentuali, sono piccole cose che però ti aumentano. Parliamo del 2%, ingegnere, 2%. Noi purtroppo quello che scontiamo oggi, quello che ci abbassa la differenziata e quindi non possiamo accedere alle premialità che ci danno anche problemi in termini di costi per l'applicazione della famosa addizionale 20% della regione, sono soprattutto gli abbandoni. Perché gli abbandoni purtroppo sono una piaga sociale che purtroppo l'amministrazione giustamente deve, per garantire un certo decoro urbano, deve intervenire, però potrebbe non intervenire, quindi alla fine dico dedicare il tempo ed energie e risorse ad altro. Il trucchetto ci sarebbe per aumentare la differenziata, basta non raccogliere gli abbandoni. Ma noi giochetti non li facciamo, ingegnere, dico, noi c'è da raccogliere questo, la raccogliamo purtroppo. Naturalmente è così. Questa è la situazione. Naturalmente la carenza di personale si fa sentire anche perché il comando di polizia municipale è quello che è. Quindi bisognerebbe sicuramente aumentare anche quell'organico e potenziare le squadre. Abbiamo dei dati, se si possono fornire, sull'effettivo pagamento poi delle sanzioni per abbandono di rifiuti, questi qua che vengono fototrappolati? Sì, non ce li aggiornate perché purtroppo in questo momento ci stiamo occupando, ma anche tutto il settore, tutto il quinto settore, di quello che è il discorso acqua. I dati ci sono e sono anche abbastanza confortanti. Ecco da dove vogliamo prendere, diciamo, le somme senza incidere sul bilancio per l'acquisto delle nuove telecamere particolari che saranno difficilmente identificabili da parte dei trasgressori, perché purtroppo è successo spesso e volentieri, ma anche in una riunione fatta con la questura, e mettere le telecamere, diciamo, che sono visibili anche sui pali alti, portano a essere distrutte, le distruggono. Anche se sono messe in alto, hanno dei mezzi per poterle distruggere. Anche la questura ci ha consigliato, insomma, che diventano praticamente, fra virgolette, inutili. Per cui stiamo mettendo delle telecamere, stiamo acquistando delle telecamere, si chiamano i killer, che sono difficilmente identificabili, ma che ci danno la possibilità anche da remoto di poter vedere cosa sta succedendo in quel momento. Per cui stiamo potenziando in maniera incredibile. Per cui
un po' da questo punto di vista, un po' dai controlli e quant'altro, cerchiamo di telespazzamento, cioè stiamo cercando di far contribuire tutto quello che è possibile, l'1% da qua, lo 0,5% da là, per arrivare a quel famoso limite che ci permette di non pagare più quell'addizionale del 20%. Da quando sei arrivato in amministrazione, dall'inizio ad oggi, da come l'hai trovata la città, assessore Romano, a come però l'hai portata, insieme insomma, ai colleghi, certamente con il lavoro di giunta, con i dirigenti, con gli operai, gli impiegati, dico, ti senti soddisfatto? No, allora, soddisfatto significa avere risolto totalmente o quasi i problemi della città. Non è così, assolutamente, noi abbiamo veramente ancora da fare. Cioè, è vero che pure, che se noi ricordiamo, ma purtroppo l'uomo dimentica, noi uomini siamo portati a dimenticare sempre le cose cattive. Io vorrei ricordare, ma non è per autoadularci, ma quando siamo arrivati noi la spazzatura arrivava al primo piano, che se lo ricordino un poco tutti. Avevamo non la differenziata, ma avevamo i cassonetti nei vari quartieri, che spesso e volentieri non venivano raccolti e di conseguenza la città era invasa da gabbiani e di conseguenza i gabbiani portavano un degrado incredibile. Penso che questo, bene o male, il 70%, l'80% l'abbiamo risolto, che è una cosa che è sicuramente significativa. L'11%, come diceva l'ingegnere, arrivare al 64% di differenziata nel giro di... perché noi abbiamo cominciato nel 2019, attenzione, non nel 2018, perché prima si è dovuto mettere a regime quello che era l'appalto che altri avevano fatto, che non abbiamo curato noi e che non abbiamo condiviso. Ecco perché abbiamo fatto anche riduzione del secco e quant'altro per cercare di migliorare. Penso che questa sia una cosa che ci dà un po' più di respiro, ma essere felici no, assolutamente, contento nemmeno. Abbiamo lavorato, mi creda. I cittadini devono sapere questo, l'unica cosa che posso dire a mio vantaggio è quella che io ho lavorato, ce la sto mettendo tutta e continuo a mettercela tutta, non ci sono dubbi. Su settori... Vediamo poi che ne pensa l'ingegnere Guarnotta. Ma sono settori che non sono soltanto, sono magari i peggiori di tutti, fra virgolette. Rifiuti, che è l'altro adesso che andiamo ad affrontare, l'acqua, perché obiettivamente se è vero, insomma, che tanto è stato fatto per l'emergenza rifiuti, la raccolta dei rifiuti, la differenziata, probabilmente altrettanto tanto, scusate il gioco di parole, è stato fatto per risolvere il problema dell'emergenza idrica, ma non si nota tanto, la città è continuamente boccheggiante. Prima che deve leggere, volevo dire due paroline. Noi abbiamo avuto proprio settimana scorsa un consiglio comunale aperto. Esattamente. Dove i cittadini sono intervenuti, c'erano soprattutto molti amministratori di condomini. Giustamente nel momento in cui i consiglieri hanno espresso le loro titubanze su quello che è arrivato, poi ho detto la mia e ho cercato di spiegare, di snocciolare quali erano le problematiche che loro portavano avanti. Una delle contestazioni è che si spendono troppi soldi per comprare acqua, certo. Troppi, esageratamente. E allora, io questo ho detto e lo ripeto qua, due cose, due sono i fatti, o compriamo l'acqua per poter garantire quel minimo. Aspetti, un attimo indietro. Il problema della carenza idrica a Trapani avviene in particolari momenti, che sono quelli della rottura della condotta di Bresciana, poi l'ingegnere poi mi potrà dare conferma di questo. Che significa questo? L'acqua arriva a Trapani e Trapani ha una condotta che si chiama acquedotto di Bresciana, è un tubo di vetro resina del 700 di diametro, cioè vuol dire 70 cm di diametro, che porta l'acqua dai pozzi, dal campo Pozzi, fino ad arrivare a San Giovannello. Nel momento in cui si verifica la rottura di questa condotta, noi siamo costretti a interrompere totalmente l'arrivo di acqua a Trapani. Non ci sono altre possibilità di far arrivare acqua a Trapani. Di conseguenza, in quel momento dobbiamo fare una scelta. O decidiamo di far rimanere tutti i cittadini a secco per circa 15, 20, 25 giorni, fino a quando non si ripara la condotta, o altrimenti acquistare acqua. L'unico ente che ci può fornire acqua in acquisto è Sicilacque, che se ne dica, è l'unica società, e Sicilacque è una società partecipata della regione, che è società di sovrambito, sovrambito vuol dire che gestisce le risorse idriche della Sicilia, e di comprarla da loro. Questa è la realtà dei fatti, perciò dobbiamo essere onesti con noi stessi. O decidiamo di comprarla o decidiamo di far restare tutto a secco. Noi scegliamo di scegliere e di mandare quel poco di acqua, che purtroppo non è che ci potranno dare l'acqua che ci dà noi nostri pozzi in maniera totale, così diciamo massiccia, ma di comprare l'acqua in modo tale da garantire quel poco da poter fare. Su riparazioni, esatto. Però il problema continua a persistere. Ma continua a persistere, caro direttore, parliamo di una condotta di 30 anni fa, in vetro resina, che ha un percorso arzigolato che passa attraverso terreni privati.
hanno una profondità non inferiore ai 2,5 metri o 3 metri, se addirittura certe volte a profondità non indifferenti. Quando ci rendiamo conto che a San Giovannello non arriva più acqua, i nostri operai oppure i nostri tecnici sono costretti a piedi di farsi 58 chilometri di strada per verificare dov'è che c'è dove si forma il lago di acqua. E di conseguenza vedere che c'è il lago, interrompere il flusso di acqua che viene dai pozzi, cominciare a bonificare, perché nel momento in cui si allaga un terreno con un quantitativo di acqua così ingente non si può subito intervenire, perciò bisogna drenare l'acqua che è uscita, e di conseguenza bonificare, scavare, trovare la rottura e riparare. Questo significano 15-20 giorni, sono successi una volta 20 giorni di tempo. In 20 giorni come si fa a lasciare la città senza acqua? E come facciamo noi a prevedere? Quando parlano di manutenzione programmata, è una bufala, è semplicemente tanto per dirlo, non si può programmare. La consigliera Caruzzo e gli altri della minoranza che hanno richiesto appunto l'indizione del Consiglio Comunale sono rimasti soddisfatti dalle risposte che avete dato? Io non so se sono rimasti soddisfatti, sono i consiglieri, so soltanto che molti amministratori che erano lì mi hanno mandato anche dei messaggi che mi hanno detto ringrazio per quelle che sono le informazioni che lei ci ha dato e i chiarimenti che sono stati dati. E quando dico alcuni vuol dire che non so quanti erano presenti, ce ne erano presenti parecchi, ma queste persone, tre di questi mi hanno espresso solidarietà fra virgolette e hanno capito che noi ci stiamo dando da fare per cercare di risolvere il problema. Però bisogna ripetere, prendere in giro nessuno, mai. Non sono qui per fare questo, non sono qui per fare politica e di prendere in giro la gente. Risolviamo il problema con un afflusso maggiore di acqua sulla città, ma non possiamo prevedere quello che succede nel momento in cui si rompe la condotta di Bresciana. In quel momento continueremo a ricomprare acqua. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa, abbiamo una ottima sinergia con quello che è il nuovo territorio di Misiliscemi, comune di Misiliscemi. Stavo per chiederlo infatti. Sì. In che cosa consiste questa Consiste sinergia? Nel fatto che noi a Misiliscemi diamo 40 litri secondo di acqua da Marracco. Sì, Marracco è una stazione di sollevamento che noi abbiamo sul territorio. Con questi 40 litri il comune di Misiliscemi, nel momento in cui abbiamo l'approvvigionamento di questi 40 litri, Misiliscemi è soddisfatta dal punto di vista, tra virgolette soddisfatta, perché anche là ci sono i turni di distribuzione, dal punto di vista idrico. Per cui col commissario ne ho parlato poco prima di venire qui in trasmissione, il commissario sa benissimo che noi collaboriamo con lui, collaboriamo anche sul discorso delle segnalazioni, delle perdite idriche che ci sono. Le perdite idriche purtroppo sono un altro flagello di questa città, che purtroppo avvengono, nel momento in cui avvengono bisogna avere la ditta disponibile, di conseguenza ne parlerà magari adesso. Ma solo per la vetustà della condotta o c'è pure la mano criminale dell'uomo in alcuni casi? Sempre, se si può dire. No, ma noi fino adesso non abbiamo avuto riscontri che la mano dell'uomo ha commesso gravi danni, a meno ingegnere. Ma quantomeno volontariamente. Fino adesso non abbiamo riscontro di questo. Cioè, okay. Lì è già c'è un po' di differenza tra rifiuti ed acqua. Sì, sulla infatti. Mano criminale è un po' di Come differenza. Ne usciamo da questa situazione di impasse? Ma guardi, il problema è anche rispetto agli anni passati, devo dire che c'è una difficoltà legata, oltre, ma è evidente, a parte risorse finanziarie, quindi rimpinguare nel giusto modo i capitoli di spesa, c'è un problema di personale che purtroppo non c'è stato il giusto ricambio generazionale. Noi abbiamo avuto dei pensionamenti pesanti e anche purtroppo due persone sono decedute. Sì. O più decessi addirittura. Sì, ci sono stati dei decessi e che purtroppo hanno aggravato il lavoro del settore. Io dirigo due settori, il quinto e il sesto, con notevoli difficoltà, soprattutto la mattina, l'assessore lo sa, e a volte ci scambiamo anche delle opinioni un po', calde. Okay. Calde perché, ma siamo amici perciò ce lo possiamo permettere. Ma non solo, voglio dire che la giornata già la passi alla prima parte della giornata, non c'è solo l'assessore Romano, c'è l'assessore La Porta, c'è l'assessore Vassallo, c'è l'assessore Abruscato, insomma ci sono vari, c'è tutta l'amministrazione che giustamente vuole
immediatamente, sono due dei settori chiavi con i quali insomma valutare poi l'amministrazione. Tutto questo cozza chiaramente con l'aspetto amministrativo, che è molto è molto farraginoso, è molto complesso l'attività amministrativa, perché purtroppo se non hai siete finito l'appalto e allora devi andare ad individuare una nuova ditta con procedure. Prima ci vogliono i soldi in bilancio. Ci vuole soldi in bilancio. C'è tutta una procedura complessa che dovrebbe essere, sinceramente, io sono un ingegnere, non vengo da questo mondo, perché sono arrivato l'anno scorso. Però mi sono scontrato purtroppo con una situazione burocratica e amministrativa molto farraginosa. Sì, è farraginosa. Quindi questo è il problema. Per quanto riguarda il problema dell'acqua, devo dire che sin da subito, da quando mi sono insediato, io non sono un tuttologo, io sono un semplice ingegnere idraulico. È importante questo, perché ci sono colleghi che sono tuttologi, e quindi però non, forse dal punto di vista tecnico saranno molto più bravi di me, non lo nascondo assolutamente. Ma non conoscono bene, bisogna immergersi nella macchina amministrativa. Io devo dire, ringrazio l'amministrazione anche per questa esperienza che finirà ora adesso, fine settembre, finirà questa esperienza, però che mi ha dato molto. Ma lo perdiamo così, l'ingegnere Guarnotta? Lo stesso lo teniamo, non devo occupare, perché sei sicuro. Voleva dire l'assessore qualcosa, ho capito. Io volevo dire una cosa, perché è giusto parlare anche di programmazione e come poter risolvere il problema, altrimenti sarebbe lettera morta pensare che se si rompe di nuovo la condotta siamo di nuovo a mare. Ecco, a mare si va per dire, acqua salata non serve a niente. Va. Noi portiamo avanti con buona pace anche di chi ci parla male di Sicilacque, stiamo portando avanti dei colloqui con loro che porteranno molto probabilmente a una parziale soddisfo di quelle che sono le situazioni che si possono verificare. Di che cosa parliamo? Parliamo che noi abbiamo due pozzi idrici che vengono ormai non utilizzati più da parecchio tempo, forse un paio di anni, e che ci permettono di avere una quantità di acqua non indifferente. Il problema dove sta? Sta nel fatto che la condotta non è vetusta, è completamente distrutta, e di conseguenza fare un lavoro del genere costerebbe oltre 18 milioni di euro. Anche di più, insomma, una cifra inusitata, per poter portare a Trapani questi famosi 20 litri, 25 litri al secondo. E allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo dicendo, Sicilacque, che sempre una struttura pubblica è, sai che ti dico, questi pozzi noi te li vorremmo cedere a te, mettiamoci d'accordo, questi 25 litri tu ce li porti direttamente, perché loro hanno... Scusa, assessore, però fermo restando che la cessione non significa cedere, certo. La gestione, cioè certo. La concessione dei pozzi rimane sempre a noi. Del Comune di Trapani, questo è bene... Perché è un altro degli aspetti che sui quali vengono mosse perplessità, quindi sì. I posti rimangono sempre. La concessione di proprietà, tra l'altro concessi al Comune di Trapani, sì. La gestione della rete idrica e quindi dell'acqua stessa dei pozzi verrebbe affidata. Esatto, verrebbe affidata a loro in cambio a costo zero per noi, perché questi pozzi potrebbero dare circa 60 litri al secondo, 20 ce li portano direttamente a Trapani con una condotta loro che non si guasta, e invece i 40 se li vendono loro, perché ci sono anche territori come quello limitrofo di Alcamo che hanno necessità idriche non indifferenti, loro hanno una condotta che va direttamente su Alcamo. E in cambio però, a parte 25 litri, che ci danno? Ci riparano... Loro ci danno queste 25 litri in maniera gratuita, ce la danno in maniera gratuita, e non solo questo, metteremo nell'accordo che nel momento in cui c'è un problema sulla condotta di Bresciana, loro potenzieranno a costo minimo, soltanto per delle spese di vettoriamento, quello che è l'acqua all'interno dell'impianto di San Giovannello. Questo ci permette anche di non avere grandi pressioni all'interno della condotta, perché pur vero è che se la condotta nostra può portare forse 220 litri al secondo, 230 litri al secondo, quella di Bresciana, è pur vero che anche questo, ma noi più acqua mettiamo dentro, magari le pressioni
situazioni ci possono dare delle problematiche non indifferenti. Per cui stiamo cercando di programmare un pochino la situazione in modo tale da dare la possibilità che questo avvenga in maniera, quindi, diciamo, costante. Domanda banalotta, però mi metto nei panni dei cittadini un po', sì, un po' tutti. Anch'io mi ci metto. Esatto, no, lo capisco. Mi ci metto e come? Se per la spazzatura, quasi certamente mi sento di dire, insomma ho capito bene cosa si sta facendo, potrebbe non essere un'estate drastica per la raccolta, invece per l'emergenza idrica saremo assetati? Mi confido nel fatto, ingegnere, dammene conferma, perché ripeto, in giro prendere mai nessuno, che nel giro della fine settimana, inizio settimana prossima, possiamo contare su una distribuzione, diciamo, ottimale. Ottimale significa che possiamo arrivare anche in quelle zone che di fatto di Trapani che soffrono di più la mancanza di acqua, per problemi purtroppo dovuti alla rete idrica. Preciso una cosa, che anche questo penso che sia importante, poi magari tecnicamente è l'ingegnere che può precisare meglio. E noi abbiamo avuto un finanziamento di 15 milioni di euro per il rifacimento di una parte della città della rete idrica. Altri 10 sono arrivati di questi giorni, per cui 25 milioni di euro che sono già di fatto finanziati. Dobbiamo con i quali possiamo migliorare cosa? Possiamo, e in quali parti? Andiamo a migliorare tutta quella che è la distribuzione, in quella che noi chiamiamo la Trapani Nuova. Noi dividiamo l'acqua in due settori, Trapani Vecchia che va da Piazza Vittorio a scendere verso Torre di Ligni e Trapani Nuova che va da Piazza Vittorio a salire. Questi finanziamenti riguarderanno soprattutto quello che è la Trapani, quella che noi identifichiamo come Trapani Nuova. Okay. Per cui non solo miglioriamo e normalizziamo anche le pressioni all'interno di questi anelli che si vengono a formare, ma andiamo a risolvere tutti quelli che sono i problemi di perdite che poi direttamente ci danno anche il problema dell'inquinamento dell'acqua che arriva a casa delle persone. Ingegnere, parole troppo speranzose quelle dell'assessore? No, speranzose, diciamo. Il problema principale chiaramente è la rete idrica di Trapani, è una rete un po' colabrodo. E Trapani è anche quella di Misiliscemi. E quindi anche con i quantitativi di acqua che oggi arrivano a San Giovannello e che potrebbero con una rete diciamo sana, una rete sana potrebbero garantire tranquillamente l'erogazione in città, purtroppo oggi con queste situazioni non riusciamo completamente. Quindi io ho approvato immediatamente un progetto un primo stralcio da 15 milioni e l'abbiamo seguito con l'amministrazione anche al dipartimento. E ci siamo infilati anche con un progetto approvato dal CIPES. Con finanziamenti statali. Ora stiamo cercando, al fine di ottimizzare, diciamo, l'esecuzione di questi lavori, quindi i lavori devono essere appaltati, stiamo cercando di far sì che la Regione rilasci anche il decreto dei 15 milioni contestualmente a quello nazionale, in modo tale da ottimizzare la programmazione di questi lavori. Che interessano è un progetto che c'è anche ancora un altro stralcio che ahimè non riusciamo al momento, abbiamo presentato la richiesta di finanziamento però al momento non siamo riusciti ad acquisirla, però diciamo per un 70% potremmo migliorare sia la situazione di Trapani Nuova e quindi anche di Trapani, perché anche di Trapani Vecchia poi a quel punto avrebbe avrebbe diciamo ripercussioni favorevoli, e anche un miglioramento una ristrutturazione del serbatoio di San Giovannello. Il serbatoio di San Giovannello è una bella struttura, è una bellissima struttura, purtroppo alla sua età ha bisogno di manutenzione di buona favola, non poco conto. Siete costretti a starci addosso questi lavori, queste cose, a stare addosso su questi finanziamenti, andare... Certo, ci siamo addosso, senz'altro. Poi tra l'altro voglio aggiungere così,
anche se non c'entra nulla con la rete idrica, e nel momento in cui si faranno questi lavori qualche strada poi ne troverà beneficio, perché una volta che si aprono poi bisogna riasfaltare e di conseguenza, standoci addosso, possiamo fare in modo che queste strade dove passeranno i nuovi acquedotti saranno anche quelle un po' di disagio all'inizio, no? Un po' di disagio all'inizio purtroppo è normale che ci sia, però di fatto poi cercheremo di ottimizzare tutto. Noi ci siamo addosso, direttore, e la situazione è seria, non ci fermiamo, non siamo tipi che lasciamo il tempo scorrere in maniera inutile. Capisco che molti cittadini come oggi mi hanno chiamato e mi continueranno a chiamare perché nelle loro case ancora non era arrivata stamattina l'acqua, me ne scuso veramente, aveva perfettamente ragione, parlo con i cittadini e le decine di telefonate che ho ricevuto stamattina, ma ci sono stati problemi ieri sull'afflusso di acqua proprio al Cisternone, di conseguenza la pressione bassa non ci ha permesso di arrivare in queste strade. Me ne scuso, io cerco di rispondere a tutti, non me ne vogliano alcuni magari che dopo le 30-40 telefonate magari una o due le perdono nei meandri del telefonino, ma purtroppo è quello che realmente accade. Vi ringrazio intanto, siete stati preziosi certamente per dare le spiegazioni tecniche, assolutamente mettendoci la faccia, l'impegno ed essendo qui a disposizione dei cittadini. Sono stati con noi in questa prima parte di Res Pubblica l'ingegnere Carlo Guarnotta, dirigente comunale del Comune di Trapani, del quinto settore e anche del sesto. È l'assessore alle emergenze, l'assessore alle camurrie fondamentalmente di questo, perché al cimitero, l'acqua, a Munnizza, le camurrie, assessore alle camurrie appunto, Ninni Romano, che ringrazio per l'ennesima volta appunto di avere la voglia di spiegare, deviso proprio ai cittadini quello che succede. Seconda parte di Res Pubblica, parliamo con un ormai trapanese adottivo, cioè il coach della Pallacanestro Trapani, Daniele Parente, tra poco.